Allora Gianni, scommetto quanto vuoi che sarei capace di parlare di irrigazione per due video di fila da 10 minuti. Va là, matto, cosa vuoi che ci sia da dire sull'irrigazione? Basta dare acqua, eh! Ed è qui che ti fermo, infatti dietro un gesto così facile come dare acqua si nascondono un sacco di cose interessanti per determinare ad esempio quanta acqua dare, come darla e quando darla. Semplice, occhio al sentimento, quando la pianta serve, gli do quella che gli serve. Dai, concludi qua il video che tanto ho già risposto a tutte le domande che c'erano. Non è così facile, Gianni. Hai mai sentito parlare di evapotranspirazione potenziale di riferimento, capacità di campo e capacità idrica massima? Oh Madonna Santa, ora pro nobis. Adesso ti metà che il solito pippone con tutte queste robe tecniche che non che frega niente a nessuni. Vai, va là avanti, muoviti, che a proposito di irrigazione devo andare a spostare il rotolone. Dai, fatti veloce. Ecco, bravo, del rotolone parleremo nel prossimo episodio quando vedremo come dare acqua. Però oggi ci concentriamo sul perché darla e quando darla, che è una cosa abbastanza importante. E lo faremo anche con tutte queste robe tecniche, come dici tu, che però sono tutt'altro che inutili. Infatti servono per dare una base scientifica ai nostri interventi a sentimento. Quindi ora mi presento, io sono Filippo, mentre lui, vabbè, era Gianni, il contadino della Bassa Padovana, e vi do il benvenuto in questo nuovo video qui su Agricoltori Simpatizzanti, questo canale qui su YouTube nel quale parliamo di agricoltura e di tutto quello che ci gira attorno. E non lo facciamo mica solo su YouTube, no, troppo facile. Ad esempio c'è Instagram con le curiosità a tema agricolo, c'è il sito Viola delle Live dove andiamo in streaming ogni tanto con Farming Simulator, e poi del mese scorso c'è anche In Cabina, il nuovo podcast dove parliamo di agricoltura, che è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le maggiori piattaforme di podcasting. Quindi in qualsiasi social andate ci trovate. Oh, ma adesso basta, marchette. Cioè, se devi proprio fare questo video sull'irrigazione inutile, almeno che duri il meno possibile. Dai, muoviti. Va bene, Gianni, ok. Cominciamo con una piccola distinzione tra irrigazione umettante e irrigazione ausiliaria. Per irrigazione umettante intendiamo in due parole tutti quegli interventi finalizzati a non far morire la coltura, quindi a mantenerla in efficienza ed evitare che entri in stress idrico, che non è mai una bella cosa. L'irrigazione umettante si può dividere in normale e di soccorso, dipendentemente dal fatto che venga fatta costantemente, giorno dopo giorno, come l'irrigazione goccia a goccia, oppure che venga fatta in modo discontinuo e solo per colmare gli stress idrici, come ad esempio l'irrigazione che facciamo al mais con il rotolone. L'irrigazione ausiliaria invece non ha solo la finalità di evitare gli stress idrici, ma soprattutto lo scopo di aiutare nella coltivazione, diciamo così. Adesso vi spiego. Alcuni esempi di irrigazione ausiliaria possono essere le irrigazioni termiche, utilizzate per mitigare le altissime o le bassissime temperature. Per le bassissime temperature, ad esempio, c'è l'irrigazione antiprina, della quale abbiamo parlato in questo video qui, in alto a destra, che ho fatto un bel po' di tempo fa e che vi spiega il suo funzionamento. Infatti serve per evitare le gelate tardive utilizzando un metodo molto furbo, che però non vi metto a spiegare qui in questo video. C'è quest'altro video qua sopra, guardatevi quello, che se no facciamo notte. Un altro esempio di questo tipo di irrigazioni potrebbe essere quella pigmentante, che viene fatta nelle coltivazioni di pianta da frutto poco prima della raccolta e serve per intensificare il colore del frutto. In che modo? Beh, ad esempio, l'acqua che è stata data a una mela, evaporando dalla mela stessa, causa una diminuzione della clorofilla nella buccia di questa mela e così il colore verde della clorofilla si manifesta in maniera minore, evidenziando quello che sta sotto e quindi magari il colore rosso, giallo, indaco, viola, non lo so, della mela che ci interessa. Oppure ancora si può irrigare un campo senza niente sopra per farlo rientrare nelle condizioni di tempera. C'è un video in alto a destra riguardo a questo, però c'è anche da dire che devi essere veramente disperato dalla vita e dalla siccità per fare una cosa del genere e irrigare prima di entrare nel campo. Cioè, deve proprio non piovere da millenni. E se già non piove da millenni, che cacchio ci coltivi lì che non piove? Cactus? Boh. Infine esiste anche chi fa la fertirrigazione mettendo fertilizzanti all'interno dell'acqua e dandola alle colture, quindi due piccioni con una fava. Oppure ancora c'è chi prende un terreno senza colture e gli dà acqua in modo astronomico, continuando a dare grandi quantitativi di acqua al fine di far dilavare il sale in eccesso nel terreno. Infatti il sale, che è ricco di sodio, è un disastro perché rovina la struttura del terreno. Ve lo spiegherò in un altro video. Comunque anche questa qua è una irrigazione che devi essere proprio disperato per farla, cioè
solitamente non lo fa nessuno. Fatto un rapido excursus tra le categorie degli interventi irrigui, andiamo a rispondere alla prima domanda di questo video, e cioè perché si irriga? Beh, in realtà i motivi per cui si dà acqua alle colture li abbiamo già visti parlando di tutti questi tipi di irrigazione. Infatti al 90% li si dà acqua per scongiurare gli stress idrici e le perdite di produzione. Poi c'è un 10% di irrigazioni furbe che abbiamo visto tra le irrigazioni ausiliarie, che non hanno lo scopo principale di colmare gli stress idrici, ma hanno soprattutto lo scopo di aumentare il colore, di sbrinare le piante e di fare tutte quelle cose là interessantissime. Quindi si può passare alla seconda domanda di questo video, che ci terrà occupati fino alla fine praticamente, e la domanda è: quando si irriga? Ma te l'ho già detto, si irriga quando che serve. E come fai a capire quando serve? Beh, lo capisci e basta, perché vedi che serve, dai! Cioè, non sono mica 2 mesi che coltivo il sorgo! Certo Gianni, sicuramente i tuoi metodi a sentimento per capire quando bisogna dare l'acqua al sorgo funzionano, se no avresti già dichiarato fallimento da diversi anni. Il punto è che sotto alle tradizioni e ai detti popolari che ci tramandiamo da padre in figlio ci sono un sacco di aspetti tecnici che è figo approfondire. Sì, dai, sentiamo qua il professorino cosa ci racconta oggi sull'irrigazione, dai. Beh, caro, oggi il professorino ti insegna qual è il miglior momento per irrigare. Sì, lo so, fa già ridere così, ma segui il mio ragionamento, ok? Ogni pianta utilizza una determinata quantità di acqua per crescere, e questo quantitativo può essere determinato o con la evapotraspirazione della coltura, quindi sia la traspirazione dagli stomi che l'evaporazione dal terreno, oppure con il CIU, consumo idrico unitario, e cioè quanti litri d'acqua servono per ottenere un chilo di sostanza secca a fine ciclo. L'evapotraspirazione di una coltura si calcola, in due parole, prendendo una bacinella, riempiendola d'acqua, chiamando questo grandissimo conglomerato di tecnologia evaporimetro e mettendo l'evaporimetro fuori al sole per un determinato periodo di tempo. Poi si prende la quantità d'acqua evaporata in quel determinato periodo di tempo e la si moltiplica per un fattore di correzione, che ai nostri climi è solitamente 0,7 o 0,8. Questo si fa perché la pianta non è decisamente una bacinella d'acqua, ok? Su questo siamo d'accordo. E infatti la pianta ha tutto un sistema di regolazione dell'evapotraspirazione, chiudendo e aprendo gli stomi. Quindi facendo questo gioco con questo fattore di correzione si riesce ad ottenere un valore che approssima abbastanza l'evapotraspirazione della coltura. Questo valore lo chiameremo evapotraspirazione potenziale di riferimento, che moltiplicato per un determinato coefficiente colturale che tiene anche conto delle fasi fenologiche della coltura, e questi numeri qua sono presenti in tabelle, dà il risultato dell'evapotraspirazione della singola coltura in quel momento. L'altro metodo per calcolare il fabbisogno irriguo di una coltura è il consumo idrico unitario, che in realtà è molto più approssimativo dell'evapotraspirazione, perché non viene calcolato partendo da una base pratica, cioè dalla bacinella, ma consiste in dei semplici numeri messi in delle semplici tabelle che ci dicono di media per fare un chilo di mais quanta acqua ci serve. Poi variano se tu intendi solo le cariossidi del mais o tutta la pianta del mais o tutta la pianta più le radici. Insomma, le modalità per calcolare il consumo idrico di una coltura sono diversissime. E questa quantità d'acqua, qualunque essa sia, deve essere garantita alla coltura, se no entra in stress idrico, perde produzione e fin qua ci siamo, è basilare, no? E in tutto questo però, l'acqua che serve alla coltura, dove sta? Nel terreno! Bene Gianni, ma precisamente dove nel terreno? Nel terreno! Se nel terreno non rompere le balle, dai! Vabbè Gianni, calmati, la risposta corretta era nei buchi. L'acqua sta nei buchi del terreno, o pori per dirla meglio, che non sono altro che gli spazi vuoti tra un glomerulo di terra e l'altro. E più questi buchi sono piccoli, più è difficile toglierci l'acqua. E perché? Semplice, tensione capillare. Quando tipo prendi una cannuccia e la metti su un bicchiere, il livello dell'acqua nella cannuccia è superiore a quello del bicchiere. Funziona così anche nel terreno, e più i fori sono piccoli, più l'acqua ci resta praticamente legata dentro. Infatti, in poche parole, l'acqua del terreno si divide in 3 parti. La prima è l'acqua di percolazione, che si trova nei pori più grandi e per la quale la forza di gravità vince sia la forza di suzione delle radici che la tensione capillare. Quindi, in due parole, e come da nome, percola. Va giù e non la ritrovi più. La seconda invece è l'acqua disponibile, presente nei fori intermedi e per la quale la forza di gravità è vinta dalla tensione capillare
che è vinta a sua volta dalla forza di suzione delle radici. In due parole, e come da nome, quest'acqua quindi rimane disponibile per le piante che se la bevono e basta. E poi in fondo, nei buchi più piccoli del West, si trova l'acqua idroscopica o legata. È composta da acqua che è legata alla sostanza organica e ai colloidi nel terreno e quindi non è disponibile per le piante, ma nemmeno percola, rimane lì, ferma ed è difficilissima da eliminare. Detto questo, adesso ci disegniamo un piccolo schema con i nostri potentissimi software grafici. Allora, quest'asse verticale è la quantità di acqua nel terreno, mentre questo è il tempo che passa senza porti. Qui invece mettiamo il punto di capacità idrica massima, quando tutti i pori del terreno, anche i più grandi, sono pieni. Qui la capacità di campo, quando l'acqua di percolazione se n'è andata fuori dalle balle e rimane solo l'acqua disponibile e quella legata, e qui c'è il punto di appassimento permanente, nel quale resta solo l'acqua legata e non è una bella cosa. Quindi, procedendo cronologicamente, prima viene persa tutta l'acqua di percolazione, portando alla capacità di campo, poi viene esaurita l'acqua disponibile, arrivando al punto di appassimento permanente, che non è mai una bella cosa, e poi c'è l'acqua igroscopica, che è difficilissima da eliminare, ma tanto a noi non serve perché non è disponibile per le colture. Anche perché dopo il punto di appassimento permanente c'è ben poco da salvare, cioè non rimane tanto. Tenete comunque presente che l'appassimento non è che si verifica così, dall'oggi al domani, ma comincia a manifestarsi piano piano, mano a mano che l'acqua disponibile diminuisce. Se dovessimo quindi disegnare lo stress idrico nel nostro grafico, lo faremmo più o meno così, che parte magari qui dalla metà dell'acqua disponibile per poi accentuarsi e diventare massimo nel punto nel quale viene raggiunto il punto di appassimento permanente. Dopo tutta questa introduzione con il grafico, le cose eccetera, possiamo introdurre un concetto base per l'irrigazione, e cioè la riserva idrica facilmente utilizzabile, cioè tutta quell'acqua presente nel terreno che è facilmente utilizzabile dalla coltura senza risentire di stress idrici. In due parole, la riserva idrica facilmente utilizzabile va da qui, dal massimo del massimo, fino a qui, quando inizia a manifestarsi lo stress idrico e quindi quando è proprio il momento di intervenire per salvare la coltura. Infatti, dopo questo punto inizia ad essere a rischio la produzione e uno stress idrico anche di 20 ore può determinare una diminuzione del peso del chicco di un capello, misura tecnica, e tanti capelli su 10 ettari ti formano un dumper tre assi che lì sono dolori a livello monetario, capisci? Se per non dare l'acqua una volta perdi un dumper tre assi di frumento. Per questo si preferisce intervenire sempre prima dell'esaurimento della RIFU, che sta per l'acronimo di risorsa idrica, avete capito, riportando poi con l'intervento la quantità di acqua almeno alla capacità di campo. Tutto quello che fai dopo viene perso per percolazione, perché entra nei fori più grandi e va giù, e questo vi dà un'idea di quanto è difficile calcolare anche quanta acqua dare a livello teorico. Poi, vabbè, Gianni, lo so che te fai a occhio, però... No, aspetta, voglio cominciare anch'io a coltivare il sorgo in modo teorico. Dai, dimmi, come faccio a capire che si sta risolvendo la RIFU? Cioè, mica ho i raggi X io! Beh, Gianni, non avrai i raggi X, però esistono un sacco di metodi per stimare la quantità residua di RIFU. Io dico stimare perché non è una misura facile da quantificare a millimetro, infatti dipende da un sacco di fattori, dal clima, dal terreno, dalla capacità delle colture di usare l'acqua, da quante persone si sono fermate a bordo strada a pisciare verso le capezzagne del tuo sorgo. Cioè è una cosa che non può essere racchiusa in tabelle come può essere per il consumo idrico delle colture, che ormai tanto sono tutte standardizzate, quindi poco cambia. No, per la RIFU bisogna entrare in campo e sporcarsi un minimo le mani. Possiamo infatti calcolare la quantità di acqua nel terreno e quindi da questo stimare la RIFU grazie a diversi attrezzi e diversi sistemi, ad esempio i tensiometri, speciali attrezzature per misurare la quantità di acqua nel terreno, e a mio avviso sono anche i più semplici possibile, perché si tratta semplicemente di un tubo riempito d'acqua con un manometro all'estremità. Tu prendi il tubo, lo ficchi nel terreno, se non esce acqua allora il terreno è saturo. Se l'acqua invece esce dal tubo, il manometro misura di quanta acqua è servito il terreno per essere saturo e qui hai il deficit idrico potenziale, insomma. Un altro metodo, più moderno, affidabile e complicato, sono invece i resistometri. In pratica sono costituiti da due elettrodi che vengono messi nel terreno e sono collegati da un attrezzo che misura la resistenza elettrica. Se la resistenza elettrica tra i due elettrodi è alta, vuol dire che non c'è acqua nel terreno. Se invece la resistenza elettrica è bassa, vuol dire che c'è acqua nel terreno. Infatti l'acqua conduce elettricità e fa avvenire lo scambio di elettroni più velocemente.
per calcolare la quantità di acqua residua nel terreno e quindi stimare di riflesso la risorsa idrica facilmente utilizzabile, tutte quelle cose lì, si può anche ricorrere alla valutazione dello stato idrico delle colture, in pratica guardandole, magari accorgendoci che stanno morendo prima che siano del tutto morte, però di base guardandole, e questa è una cosa facilissima da fare, puoi farla anche te Gianni col tuo metodo, quello là. Ah, dici a occhio? Sì, esatto Gianni, ad occhio, puoi metterti lì e guardare il sorgo e dire per me ha bisogno di acqua, oppure puoi utilizzare dei mezzi molto più innovativi come i termometri a infrarossi per misurare la temperatura delle colture dalla distanza, magari anche da un drone, In pratica succede la stessa cosa che capita quando entri in farmacia, misurano la febbre alle piante. Però con la differenza che se trovano un'alta temperatura e li trovano con la febbre, non è che le mandano a casa perché hanno il Covid, ma gli danno acqua perché sono in deficit idrico. Invece le piante che non sono in stress idrico solitamente hanno una temperatura minore. Infine c'è il metodo del bilancio idrico, che funziona come bilancio di un qualsiasi negozio: entrate meno uscite. Per fare questo metodo bisogna calcolare giornalmente gli apporti, sia naturali di falda magari o delle precipitazioni, che artificiali col rotolone, che le uscite, sia la percolazione, che l'utilizzo da parte della coltura, che l'evapotraspirazione. E questi erano i metodi per capire un po' la quantità di acqua nel suolo. Poi in realtà tutte le varie colture diverse hanno anche diverse esigenze. Può essere che la coltura Y richieda di essere irrigata prima del raggiungimento del 70% della RIFU. Oppure può anche essere che una coltura X più tollerante possa arrivare fino al 50% della RIFU senza manifestare stress idrici. Dipende. E questo dipende anche dallo stato nel quale si trova la coltura. Infatti mediamente durante lo stato di germinazione, durante lo stato di levata o durante lo stato di fioritura, le colture consumano e quindi richiedono più acqua, e se proprio decidono che devono andare in stress idrico, che almeno abbiano la decenza di non andarci in queste fasi, perché uno stress idrico in determinate fasi dello sviluppo della coltura può determinare una perdita molto più accentuata che magari se avviene in accestimento o non lo so, in altre fasi meno critiche. E questo per dire che è complicato come tutte le cose, ogni coltura ha le sue richieste specifiche e ogni comune, praticamente ogni paesino, ha degli accorgimenti che devi avere perché magari piove di più in quel determinato periodo, eccetera eccetera. Quindi sì, non c'è una scienza esatta, però questi parametri come la RIFU, la capacità di campo, la capacità idrica massima, il punto di appassimento che non bisogna mai toccarlo, quello, lo stress idrico, tutte queste cose qui sono parametri che rimangono fissi per qualsiasi situazione che si può verificare, che ci sia tanta acqua, poca acqua o nessun tipo di acqua e sei nel deserto e coltivi cactus, non lo so. E tutto questo comunque ti fa rendere conto della bellezza dei nostri detti popolari, delle nostre tradizioni eccetera, perché mio nonno mi diceva che quando il mais è così bisogna irrigarlo, ecco. Tuo nonno non aveva nessuna base di agronomia, eppure lo stesso era un agronomo migliore di me, che sto studiando agraria da 4 anni. Quindi, cioè, questo qua è veramente affascinante, perché poi vedi come le leggende praticamente si applichino alla scienza in modo così pazzesco. E niente, è figo, è figo, è figo. Se volete scoprire altre cose fighe sull'agricoltura, continuate a seguirmi su questo canale. Fra 2 settimane ritorniamo qui sul tema della irrigazione, di dare acqua, vedremo i metodi per darla ad esempio, e poi concludiamo un attimino questi 2 video sull'irrigazione. Nel frattempo io vi aspetto ogni giorno su Instagram con un post al giorno, e ogni sabato, ogni mercoledì, comunque ogni tanto durante la settimana escono anche dei post con delle curiosità e delle notizie sempre in campo agricolo. Poi vi ho detto, sul sito Viola delle Live andiamo in live quando capita, l'ultima live è più o meno di 2 mesi fa perché non ho più tempo per pisciare praticamente, però può essere che durante l'estate capiti di più, quindi nel dubbio passate anche di là. E poi vi ricordo In Cabina, il nostro podcast che parla di agricoltura, e lo trovate su Spotify, Apple Music, Google Podcast, dappertutto. Dateci un occhio, la prima puntata parla di testa calda, stiamo già preparando la seconda su un argomento un po' di nicchia, ma lo scoprirete la prima domenica di giugno. Per il resto io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che c'è anche un link per donare se volete supportare il canale, oppure ci sono un sacco di video che sono comparsi adesso in questo momento e a cui potete dare un occhio, sono sempre video miei e sono interessantissimi. Ciao!